Eccomi, ecco. Può andare? Sì, può andare. La soddisfa? È di suo gradimento? Alla camera? Sì, va bene. Il signore vorrà dormire. Sì, vorrò dormire. È già mezzanotte passata. Il 158 è giunto in ritardo oggi. Lei, signore, forse è stanco. No, sta molto bene. Se vuole che l'aiuti a svestirsi. No, no, non occorre. Volevo dirle, siccome non avevamo forestieri fino a un momento qua, da questa parte del corridoio dell'albergo, abbiamo permesso alle signore che occupano le stanze vicine di suonare fino a tardi. Ma ora che lei è giunto, se la musica le dà noia, avverto subito le signore. Sono persone molto distinte e capiranno. La musica no. Non importa. Come crede, se non la disturba. Sa, è la mamma con due signorine. Pianiste. Ricevono delle amiche. Anzi, la direzione aveva permesso anche alle signore di tenere qui, finché la camera non fosse occupata, il baule che lei vede lì accostato alla parete. Ma se anche il baule da noia, lo faccio togliere subito. Altrimenti domani. Quel baule? No, nessun disturbo. Come crede? Signore, se ha bisogno, se mai le occorre. Sentite, vorrei sapere che tempo fa qui. Il tempo? Ah sì, lei vuol dire sì, sì, ha fatto bello. Ieri e oggi però è piovuto. E domani? Domani non so, signore. Già, non potete sapere. Non mi sono nemmeno affacciato alla porta stasera, ma forse è stellato. No, non è stellato. Altri ordini? Sentite. Non ho altri ordini. Vorrei sapere a che ora spunta l'alba. L'alba? Precisamente non saprei, signore, ma verso le 5:30, credo. Sa, non siamo ancora entrati del tutto in primavera. Già. Ma se almeno spuntasse il sole, se si potesse vedere il sole. È facile, signore, non è poi cosa straordinaria. Vedrà, spunterà. Non è una cosa straordinaria qua. Capisco, lei deve aver dimorato per molto tempo in paesi senza sole, nel nord. Certo, il nord. Ma non è straniero lei, è nostro connazionale. Non sono straniero. Chissà. Signore, vuole che vada? Sì, come volete. Signore? Oppure... Sì? Sentite, che treno si può prendere per giungere in tempo al mare? Come, in tempo? Cioè, voi non sapete. Volevo dire, per giungere presto al mare, perché alla stazione mi fu detto non esservi alcun treno
subito. Ma come vorrebbe ripartire così? Certo, se il treno c'è. Ci deve essere al mattino, al guardo. Sì, sì, ecco, alle 4:00. Ma non avrà il tempo di riposarsi. Non c'è il tempo per restare desto. Per riposarmi avrò tanto tempo. Come credi? Ditemi, al mare è più facile vedere il sole, vero? Spero, signore. Glielo auguro se lei ne ha proprio bisogno. Sì. Ecco, bisogno, ne ho proprio bisogno. Se ora stesso potesse essere domani, se potessi vedere un po' di sole, ci sarà il domani di questa notte. Ma come, signore, non ci dovrebbe essere. No, dico così. Devo dunque svegliarla veramente? Sì, veramente. Alle 3:00 va bene per partire alle 4:00? Sì, per partire per il mare. Buon sonno, quel po' di sonno che potrà fare, signore. Sente, continuano a suonare. Se ora crede che io avverta, signore. Voglio perdonare, non sapevo. La prego di scusarmi. Lei non sa spiegarsi, lo vedo. Tenevamo il baule qui. Non sapevo che la stanza fosse stata occupata. Veniva a prendere... Signore, si sente male? No. Non sto male. Non sapevo. Se lei fosse entrata... Dico, realmente entrata. Ma sì. Sì, per prendere dal baule. Ma io le ho fatto male, si vede. Oh no. Tanto bene. Mi pareva. Ecco, sì. Mi pareva, e perciò il mio stupore, di averla già conosciuta. Di averla vista un'altra volta. Un'altra volta? Sì, ma non è vero, non può essere. E perché non può essere? Perché è passato troppo tempo da quando l'avrei vista. 20 anni, 22. Oh. Lei è così giovane. Allora non era ancora nata. Com'è strano. Le pareva di avermi visto 20 o 22 anni fa. Ne ho 19 io. Com'è strano. Oh. La prego di scusarmi, mi ritiro. No, non vada via. Voglio dire, prenda quello di cui ha bisogno dal suo baule. Sì, grazie. È una cosa così carina, sapesse. Devo prendere un antico vestito della mamma. Guardi, proprio di 20 o 22 anni fa. L'abbiamo portato apposta dalla campagna. Noi sa, si sta sempre in villa. Siamo venuti in città perché tanto io che mia sorella dobbiamo dare... il nostro saggio è il conservatorio musicale. Così per avere un titolo, ecco. Sempre in villa? Sì, nella villa della mamma. Una vecchia villa. Anche papà ha comprato una villa. Ma moderna. Noi andiamo alla villa di mamma. Dove la mamma è stata bambina. E dove si è sposata la prima volta. Perché la mamma... Mi scusi, io le racconto queste cose
ma gliele dico perché le sono grata di permettermi di aprire il baule. Per spiegarle, ecco. Io somiglio molto alla mamma. Sì. Sì. Lei dice sì, perché? No, dico così che ascoltavo e... Ma somiglio più a una miniatura di lei, eseguita da un bravissimo artista quando era appena sposata. Perfetta, sa? E sono la stessa cosa. E nella miniatura la mamma è ritratta nel vestito che devo prendere adesso. Perciò l'abbiamo portata. Perché io le indossi e mi mostro le sue amiche. Ed esse vedono la perfetta rassomiglianza che le ho detto. Dovevamo farlo domani, ma quelle curiose vogliono vedermi subito col vestito. Perfetta. Sì, perfetta. Come? Lei dice perfetta. Dicevo, la miniatura è eseguita da un artista valente. Ma io le ho fatto male, si vede. Lei è venuto chissà da dove, forse voleva riposare. E io le ho ricordato senza volerlo una cosa triste. Le faccio presto, vado via subito. No, perché deve andare via? Prenda quel vestito. È così carino. A fiorellini e foglioline, come usava allora. Con piccoli nastri celesti. La vita stretta. E la cintura di raso, celeste anche quella. La gonna morbida, ampia. Ma io non l'ho ancora preso. Ma come fa lei a sapere? Sì, è così. È proprio così. Sì, è proprio così. Bambina mia! Che fai? Ti aspettiamo. Oh, la camera è stata occupata dal signore, mamma. E il signore sta molto male. Signore? Oh, signore, voltatevi, la mamma è buona. Forse potremo darle qualche soccorso. Sta molto male. Puoi vederlo nello specchio. L'ho veduto. Lo vedo. Sei qui. Un'altra volta vicino a me, dopo tanti anni. Vorrei inginocchiarmi e ringraziare Dio, anche se ti conduce a me con quel viso di sofferenza e di dolore, perché io in tutti questi anni non ho domandato che questo a me stessa. Lo rivedrò mai più. È possibile che non debba rivederlo più mai. Se tutto quanto mi è accaduto e mi accade nel cammino della vita, dopo la sua partenza, la sua fuga, non gli debba essere noto, lo debba ignorare. Ignorare di me tanta parte, di me che nacqui per quell'ora sola in cui mi stringesti la prima volta sul cuore e che è così viva in me che potrei ripeterti il canto di quelle allodole nel cielo, il fruscio delle foglie sul viale, il ridere fresco della fontanina nelle aiuole di verbena. I tuoi passi. Io li sento ancora come se tu camminassi nuovamente sotto il muro di cinta gonfio di muschio. Suonano cupi sul suolo acquoso, altre volte fanno crepitare le foglie secche cadute di recente. E io, che dietro il chiosco, nel folto ti attendo, li colgo. Fin da quando tu varchi il cancelletto arrugginito da cui non passa più nessuno, tranne te. Io so il sapore dei tuoi passi, so l'odore dell'aria quando tu entri nella villa, so il gusto del fiorellino che in quel momento ho fra le labbra, ma di più, io sento il battito del tuo cuore prima che ti veda, il tuo respiro, il tuo alito. E quando tu giungi non sono più che un sospiro,
un soffio che tu puoi portarti interamente dentro il petto, respirandomi appena con le labbra socchiuse. E quando mi lasci, sono un che di leggero come una piuma, come il suono che uno strumento ha mandato via da sé, come una nota sospesa nell'aria. Così cammino verso la villa al ritorno. Non ho neanche la forza di voltarmi. Il tuo sguardo mi segue, io lo sento, come se io fossi una piccola vela ed esso un po' di vento che mi aiuta, mi conforta, mi spinge a rientrare fra le cose consuete. M'accompagna fin dietro la vetrata, fin sulle scale, fin nell'angolo dove vado a nascondermi per non udire i passi di colui che mi ha sposata giovinetta e che perciò ha dei diritti su di me, i passi dei servi, la voce delle cose. E quando mi dicono al mattino che l'hai ucciso, lì nel pineto stesso della villa perché lui ti ha sfidato, non so quello che accade in me, se urlo, se corro, se mi smarrisco tra i sentieri, so che arrivo lì sul posto, un pianoro circondato dall'oro basso, dove l'erba è rasa e dove le chiome dei pini ricamano una rete d'ombra e non c'è più nessuno, nessuno, un silenzio sterminato e l'odore dell'alloro smosso di fresco. E sull'alloro, da un lato, ecco, d'un tratto, io vedo come tante cocciniglie rosse sulle foglie che brillano negli occhi di sole. E sono sangue, stille di sangue. Tutto mi diventa rosso intorno. Il pineto stesso si incendia sotto i miei occhi. Si incendia di rosso il suolo, tutto il cielo. Ma nulla mi fa male. Nulla mi stringe l'anima tranne la tua immagine che s'allontana e m'accenna lievemente con la mano come per dire addio, addio, non è più possibile. Addio, amore mio, addio, canzone dell'anima mia. Perché ho sposato un altro. Perciò non mi vuoi guardare. Un uomo buono, mite, devoto a me, padre dolcissimo delle due bambine, capace in 20 anni di rispettare, di non disturbare il mio segreto, capace di farmi vivere nell'intimo di questo segreto. Che dovevo fare? Non sapere più niente di te, averti perduto, apprendere più tardi e in modo incerto della tua fuga nel nord, il tuo viso, comparirmi così fra le brume di paesi sconosciuti, tu stesso diventare per me un idolo misterioso fra un deserto di ghiaccio e fra le grigie brume del cielo. Di dove vieni? Dove vuoi andare? Perché sul viso che ho veduto poco fa nello specchio c'è tanta angoscia mortale? Sei malato. Se non vuoi vedermi, parlami senza guardarmi. Vengo dal nord. E sono venuto soltanto per vedere il sole. Un minuto. Se spunterà il sole al mattino, lo vedrò al mare. Sono molto malato. No. Sì. Sono vissuto come mi hai immaginato tu, avvolto dalla nebbia. Tutte le cose intorno. Forme vaghe, incerte, d'un mondo crepuscolare. Oh,
ombre e gli uomini senza senso in tempo. È un grigiore continuo, uniforme, sconfinato. Dentro di me, viva come nell'occhio di una lente, la nostra ora, quella della nostra giovinezza, così come l'hai evocata tu, più viva. Come se quella lente avesse raccolto in sé tutti i raggi del sole di allora per forarmene il cuore, così tutta la mia esistenza aggrappata al ricordo si è consumata, bruciata come intorno al rodio di una goccia di fuoco. E ora il cuore non regge più. Perciò sono venuto, per morire con un respiro di luce, senza più nebbie, e non mi servono più. Piangi. Non piangere, non disturbare il mio ricordo. Non mi ti far vedere diversa da quella che eri. Lascia intatta la miniatura incisa dentro di me, non vi sovrapporre un'altra immagine. No, mi nascondo. Mi metto dietro di te perché tu non mi veda. Parlo soltanto senza mostrarmi. La voce mi è rimasta intatta, vero? Dimmi che la voce è sempre la stessa. Sì, è sempre la stessa. Se fosse soltanto per la voce si potrebbe dire che il tempo non sia passato. Oh, ascoltami, ti supplico. Può darsi che tu non sia così malato come credi. Può darsi che tu abbia più tempo che il minuto soltanto per vedere il sole, che l'aria nostra, la luce, il mare ti ridiano la forza. Lo so. La nostra vita, la nostra storia è rimasta lì. Ma ora sei tornato e io vorrei venirti accanto, essere per me stessa e per te come una suora di carità. E anche questo potrei farlo. Anche questo mi sarebbe concesso se io lo chiedessi a colui che ha saputo rispettare per tanti anni il mio segreto. Certo, sarebbe un conforto per me. Ma non mi toglierebbe questo tuo atto la gioia spasimosa di vedere nell'ultimo minuto il nostro viale con le siepi basse, la fontanina nel fondo, la veranda come un acquario, di rivedere te, così come eri allora, così come in me sei rimasta e sei con quel sorriso. Ritrovarti così e non poter far nulla, nulla per non distruggere l'amore che hai di me stessa da allora. Per non guastare la vita dei tuoi 20 anni nel momento della mia morte. Mamma! Come stai, signor Pomeglio? Sì. Un po' meglio. Un po' meglio. Quanto devo io a quel baule che mi ha fatto incontrare così pietose persone? Non credevo che avrei ricevuto tanto conforto qui. Mi sarebbe stato dato di rivedere una creaturina così bella, così dolce, così delicata. Lei sta tanto male, eppure è così gentile di farmi tante lodi. Ma lei ancora, come qualche ora fa, continua a dire rivedere. Ma ha veduto un'altra volta. Lei stessa ha detto che non è possibile. Suonano. Ti aspettano, mamma. Le amiche mi hanno aiutato a indossare il tuo abito. Dicono che sono identica alla tua miniatura. Adesso pensano di attendere l'alba e di fare una passeggiata. Io voglio uscire col tuo vestito anche se sia fuori moda. Sicuro. Ma non vada via subito. Stia ancora un poco qui ad aspettare. Anch'io aspetto che mi si chiami per partire. Sì, se la mamma vuole mi fermo ancora un poco, visto che lei mi vuol già tanto bene e crede persino di avermi visto prima, un'altra volta.
Rivedere, ha detto. Rivedere. Sì. Rivedo. Rivedo. Le tre. So il sapore dei tuoi passi, so l'odore dell'aria quando tu entri nella villa, ma di più sento il battito del tuo cuore prima che ti veda, sento il tuo respiro, il tuo alito, e quando tu giungi io non sono più che un sospiro. Lei vede lì accostato alla parete, ma se anche il baule le annoia lo faccio togliere subito, altrimenti domani. Quel baule? No, nessun disturbo. Come crede. Signore, se ha bisogno, se mai le occorre. Sentite, vorrei sapere che tempo fa qui? Il tempo? Ah sì, lei vuol dire... Sì, sì, ha fatto bello. Ieri e oggi però è piovuto. E domani? Domani non so, signore. Già, non potete sapere. Non mi sono nemmeno affacciato alla porta stasera, ma forse è stellato. No, non è stellato. Altri ordini? Sentite... Non ho altri ordini. Vorrei sapere a che ora spunta l'alba. L'alba? Precisamente non saprei, signore, ma verso le 5:30, credo. Sa, non siamo ancora entrati del tutto in primavera. Già. Ma se almeno spuntasse il sole, se si potesse vedere il sole. È facile, signore, non è poi cosa straordinaria. Vedrà, spunterà. Già, non è una cosa straordinaria qua. Capisco, lei deve aver dimorato per molto tempo in paesi senza sole, nel nord. Certo, il nord. Ma non è straniero lei, è nostro connazionale. Non sono straniero. Chissà. Signore, vuole che vada? Sì, come volete. Signore? Oppure... Sì? Sentite, che treno si può prendere per giungere in tempo al mare? Come, in tempo? Già, voi non sapete. Volevo dire, per giungere presto al mare, perché alla stazione mi fu detto non esservi alcun treno subito. Thank you.
reggo, mi reggo. Può andare? La soddisfa? È di suo gradimento? Alla camera? Sì, va bene. Il signore vorrà dormire. Sì, vorrò dormire. È già mezzanotte passata. Il 158 è giunto in ritardo oggi. Lei, signore, forse è stanco. No, sta molto bene. Se vuole che l'aiuti a svestirsi. No, no, non occorre. Volevo dirle, siccome non avevamo forestieri fino a un momento qua, da questa parte del corridoio dell'albergo, abbiamo permesso alle signore che occupano le stanze vicine di suonare fino a tardi. Ma ora che lei è giunto, se la musica le dà noia, avverto subito le signore. Sono persone molto distinte e capiranno. La musica no. Non importa. Come crede, se non la disturba. Sa, è la mamma con due signorine, pianiste, ricevono delle amiche. Anzi, la direzione aveva permesso anche alle signore di tenere qui, finché la camera non fosse occupata, il baule. Ma come vorrebbe ripartire così? Certo, se il treno c'è. Ci deve essere al mattino, guardo. Sì, sì, ecco, alle 4:00. Ma non avrà il tempo di riposarsi. Non c'è il tempo per restare desto. Per riposarmi avrò tanto tempo. Come credi? Dite, al mare è più facile vedere il sole, vero? Spero, signore, glielo auguro se lei ne ha proprio bisogno. Sì, ecco, bisogno, ne ho proprio bisogno. Se ora stesso potesse essere domani, se potessi vedere un po' di sole, ci sarà il domani di questa notte. Ma come, signore, non ci dovrebbe essere. No, dico così. Devo dunque svegliarla veramente? Sì, veramente. Alle 3:00 va bene per partire alle 4:00? Sì, per partire per il mare. Buon sonno, quel po' di sonno che potrà fare, signore. Sente, continuano a suonare. Se ora crede che io avverta, signore... Voglio perdonare, non sapevo. La prego di scusarmi.
Lei non sa spiegarsi, lo vedo. Tenevamo il baule qui. Non sapevo che la stanza fosse stata occupata. Veniva a prendere... Signore, si sente male? No, no. Non sto male. Non sapevo. Se lei fosse entrata. Dico, realmente entrata. Ma sì. Sì, per prendere dal baule... Ma io le ho fatto male, si vede. Oh no. Tanto bene. Mi pareva. Ecco sì, mi pareva, e perciò il mio stupore, di averla già conosciuta, di averla vista un'altra volta. Un'altra volta? Sì, ma non è vero, non può essere. E perché non può essere? Perché è passato troppo tempo da quando l'avrei vista. 20 anni, 22. Lei è così giovane. Allora non era ancora nata. Com'è strano. Le pareva di avermi visto 20 o 22 anni fa. Ne ho 19 io. Com'è strano. Oh, la prego di scusarmi, mi ritiro. No, non vado via. Voglio dire, prenda quello di cui ha bisogno dal suo baule. Sì, grazie. È una cosa così carina, sapesse. Devo prendere un antico vestito della mamma. Guardi, proprio di 20 o 22 anni fa. L'abbiamo portato apposta dalla campagna. Noi sa, si sta sempre in villa. Siamo venuti in città perché tanto io che mia sorella dobbiamo dare il nostro saggio al conservatorio musicale. Così per avere un titolo, ecco. Sempre in villa? Sì, nella villa della mamma. Una vecchia villa. Anche papà ha comprato una villa, ma moderna. Noi andiamo alla villa di mamma, dove la mamma è stata bambina e dove si è sposata la prima volta, perché la mamma... Mi scusi, io le racconto queste cose, ma gliele dico perché le sono grata di permettermi di aprire il baule. Perché...